un po'? Vi pagherò con dell'oro! Appunto. E fu così che la faccenda cominciò. Una scatenata sarabanda sconvolse l'intero West per colpa di due diabolici personaggi il cui unico motto era... Questo è troppo, Mark Tapo! Nelle vesti di Padre Eterno ti ho potuto anche sopportare, ma in mutande no! Ma tu chi sei? Un assassino o un prete? Confessati! Oh sì, lui era un sant'uomo, morigerato, di costumi austeri, generoso, sempre pronto a dare, dare, dare. Se hai coraggio, colpiscimi! Oh, ancora? Sì! Uffa! Era il miglior amico di questo da ben giovine. Amico per la pelle, per fargli la pelle, si intende. Fatta bestione! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Quei là, il truce biondastro pareva uno svelto di mano, come un po' tutti qui in giro. Tipi pronti a scannarsi al grido di... E così, un bel dì, il sant'uomo e il da ben giovine, presi di mira da un destino crudele, appesi al filo della speranza, spinti dal desiderio di far del bene, nuotavano in un mare di guai. Cosa lo so, imbecille? Quest'oro è mio. Una corsa all'oro alle sue regole, le conoscete? Bene. Sì, erano due pii gentiluomini in un mondo da convertire. Dicevano sempre, amico mio, con l'aiuto del buon Dio, frega tu che frego anch'io.